Ho visto una serie. Hai visto una serie? Eh sì, ogni tanto. Cioè. Questo è un miracolo. Cosa ti ha condotto a vedere? E la disoccupazione. Ah, ok. Fa brutti scherzi. Guardate, vedi, per questo motivo l'Inps deve assolutamente, anzi, il governo deve ritrarre il lavoro. Dopo la gente si guarda queste serie. Ho visto Culon. Culon. Ma un nome, ma una serie presa di Culon. Sì, io lo dico. Curon. Ah, via. Curon, ok. Da un ridente paesino del nord Italia, dove si svolgono questi fatti. Ah, mi ricordo, ma non lo c'è. Eh sì, Culon, ti ho detto per un mese, sì, Culon, sì, Culon. Io dicevo, ma sto Culon, ma stai a vedere? Guarda, intanto è passato abbastanza tempo, cioè una settimana, e mi sono già dimenticato quasi tutto. Comunque, serie italiana, non tedeschi, sì, non americani, okay, e quindi dici, oh, degli attori italiani, okay, no? Le grandi produzioni, sì, Netflix che produce in Italia. Si inizia da una cosa di cui si sono lamentati giustamente tutti, che diciamo che hanno preso gli attori un po' da dove l'hanno trovati. Sì. Ah, tu sei abbastanza bravo, vabbè, vieni. Sei di Roma, non fa niente, camuffa un po' l'accento. E poi c'è gente che è di Milano, c'è gente del nord Italia. E c'è questo mix. Cioè, i protagonisti sono due, fratello e sorella, sì, che si spostano con la madre in questo Curon, questa città. Ma in Piemonte, dov'è? Ora non mi ricordo. Sì, in nord Comunque Italia. Nord Italia. Non vorrei offendere chi. No, era un po' confuso dagli accenti. Il problema è questo. Cioè, sì, quello, ci credo. C'era ogni persona era di una regione diversa. Sì, no, mi incuriosisce perché hanno detto: sì, siamo a Curone e poi parlano tipo come se fossimo in Sicilia, no? No, però ogni tanto tipo degli attori che erano dovrebbero essere interpretare gente del posto, ogni tanto c'erano delle cadenze un po' romane. Sì, sì, certo. Sì. Mi fido. Beccato. Sì, sì. Si dice che in certe sere si sentono le campane suonare. Ma facciamo finta di essere del posto per avere il reddito di cittadinanza. Per questo dietro c'era una denuncia, cioè una serie di denuncia, la serie degli accenti. Perché visto, no, se non sei residente del posto, da 8 anni non te lo danno, no? La loro dicono, da quando mio nonno viveva qui, io intrisavolo i miei antenati. Però con l'accento del nord, cioè, è Veneto. Veneto, sì, sì, esatto. No, fa finta, in realtà è un romano, no? Che fa finta di essere lì, capito? Però per avere la cittadinanza deve far finta di vivere lì da almeno 5-6 anni, mi pare. Però allora esagerano, dice, per sicurezza. Tutto si spiega. Esatto, per sicurezza da secoli. Ciao papà. Oggi comincia una vita nuova. Scusa se ci siamo presentati così. Qui non ci potete stare. I nostri protagonisti si trasferiscono lì, quindi devono cominciare ad andare a scuola lì. C'hanno il nonno che nasconde i misteri, c'è una camera segreta chiusa a chiave. Ah, okay. E in questa città, vado subito al sodo, sì, e c'è un campanile misterioso che hanno usato, suppongo, quel villaggio, quella città sotto la diga, sì, sì, no, sì, che certo, era stata abbandonata poco. Comunque da questo campanile, si vede subito all'inizio, che esce un tuo alter ego cattivo. Tipo, se tu in quella città, però devi essere in quella città, ti arrabbi molto, ti incazzi davvero, dall'acqua, dal lago, esce un tuo alter ego cattivo, che vuole fare del male, ti vuole pure uccidere per sostituirsi, capito? Ah, ok, ok. Questa, a parte che è chiaro... Ma se l'alter ego cattivo sarà, ne nasce uno ancora più cattivo. Questo non ci è dato sapere, okay, perché non siamo arrivati così in là nella serie. Comunque, c'è... Metà trama è quella della difficoltà dei giovani integrati, dei giovani di Milano che arrivano lì, si credono sto cazzo, e quelli del posto, sì, ovviamente lì cercano di un po' amicizia, un po' di e niente, sono degli antipatici, e cioè comincia questo problema degli alter eghi, accidenti. In questo posto succedono cose strane. Ora purtroppo la prima stagione finisce in maniera inconcludente. Sì. Non me lo ricordo neanche come tutte quelle che vedo su Netflix. Non ricordo. Ma sei inaffidabile, non si può sapere. Sono un narratore inaffidabile. Io ti dico
ti riporto la sensazione generale, poi te lo dovrai vedere tu. Comunque, ma l'alter ego prima di ucciderti anche lui ti tromba, perché a questo punto no, hanno seguito il filone d'Italia, no. È roba da tedeschi, trombare è roba da tedeschi. Pare siano successe cose terribili, apparizioni, morti violente, visioni, ombre. Dopo un inizio, i primi 20 minuti, forse interessante, purtroppo la serie si perde in una serie di cose assurde, sì, situazioni assurde, tipo la madre scompare per giorni, ragazzi, ma sti cazzi, non ci penso. Poi dopo un po' fanno, ma dobbiamo chiamare, all'improvviso è un'emergenza, ma dobbiamo comunque chiamare la polizia, si svegliano che devo chiamare. E non la chiamano la polizia, ho detto, ma raga, la prima cosa devi fare, no, sì. Vanno nel bosco, escono dal bosco, chiamano il falegname, si sto inventando, sì, non ricordo neanche i personaggi, comunque, e sotto c'è una, sta cominciando a tornarmi in mente, c'è una faida antica tra quelli che erano la famiglia lì, con un'altra famiglia, con gli l'antica famiglia della ragazza, il nonno è del posto, capito? Sì, ho capito. Uh-huh. Ma si sa come mai esce il male dal campanile? No. Ok, no. Non si sa. No. Vabbè. Purtroppo. Quindi ti lascio, ti dico non la guardare perché ancora purtroppo non arriva neanche a un punto dove dici comincio a capirci qualcosa. Sì, no? Non si capisce il soprannaturale. Non è chiaro il soprannaturale, non è chiaro cosa vogliano questi alter ego, sì. Sì, che si vogliono sostituire perché poi dopo sembrano comportarsi abbastanza normalmente. Non voglio portare il male del mondo, sostituirsi semplicemente. Ah, certo. E fai. Forse sono degli alter ego buoni. perché quelli si incazzano e appena vedono che si incazzano c'è la Madonna che manda un alter ego che non si incazzerà e dice guarda fa fuori quello che si incazza e ti sostituisce. Dici perché è iracondo. È iracondo, pecca pure, vive nel villaggio e così il villaggio vive in serenità, tutta gente tranquilla. Appena uno si incazza in quel villaggio viene sostituito da uno sereno e tranquillo. No, non lo so, non ho visto la serie quindi non ho idea. Se vuoi. Può darsi. Anche a questo punto non si può dire né che non hai ragione né che hai ragione. Okay. Non si può dire tutto nulla. Può essere. E niente, finisce in maniera inconcludente. Gli attori ogni tanto sono bravi, ogni tanto lasciano un po' di niente perché siamo in Italia, tipo sono No, perché sono tutti bravissimi esatto. Tutti replicano l'accento perfetto, hanno un accento perfetto. Gira voce che alcuni siano cattivi. Qualcuno sui social li ha accusati di essere pessimi attori, non tutti. Qualcuno. Vabbè, poi cosa accusa di qualcuno sui social? Sì, lettere che ho letto su Twitter. Esatto. Andate su Twitter, cercate culon attori e poi vedete voi cosa dice la gente. Io non sono esperto. Sì, qualcuno ha mentito dicendo che sono dei cani mentre recita. Anna è scomparsa. Sono andati in montagna a cercarla. Anna! Mamma! Non tutti. Alcuni sono bravi, altri magari avrebbero avuto bisogno di una spinta in più che magari non c'è stata dal punto di vista della regia, non lo so. No, ma la questione degli accenti è strana, cioè a quel punto doppiatelo. La cosa ancora più divertente è che ho visto che c'è anche la traccia in più lingue, quindi sono stati doppiati anche in inglese. Sì. È curiosa anche l'esperienza del doppiaggio, immagini in inglese come doppiano. Sì, certo. Sì, vabbè, era un po' da brivido. Okay. Why Karan? Didn't you say you never want to go back? La protagonista è brava, almeno lei c'è. C'è la protagonista, fa. Ok. Sì, cioè lei è il fratello, lei è quella principale. Okay. Fratello è un po' una rottura di casa. Comunque no, bravo pure lui. Ok. No, vabbè, ma il personaggio che è un cagacazzo. È il personaggio. No, vabbè, non me lo ricordo neanche. Ok. non è molto importante. No, c'è questa storia di. Guarda, ti guardi, ma non che so quanto. Mistero c'ha il nonno. Ma non. Il nonno, che il nonno teneva segregata la madre, cioè la sua figlia, nello sgabuzzino teneva segregata la versione cattiva. E loro, non capendo tutta questa cosa, la liberano, un casino. Poi nel bosco torna uno cattivo che li vuole uccidere, ovviamente. Sì. Fa anche una scena horror dove il ragazzo e si sente l'urlo di James Brown della canzone I Feel Good.
che pensi lo abbia fatto lui? Poi in realtà poi si ripete, dice, ah, ma è parte della colonna sonora, ci volevano spaventare perché questa serie non stava succedendo niente. Purtroppo il fatto è che si trascina per non so quanti episodi, una decina, senza arrivare a niente di fatto, con questi che proprio ti strappano dal realismo, no, di stare... Poi sta città che sembra... mi ricorda molto le dinamiche, tu forse non hai visto... della serie di Psycho. Ah, sì. Quello col ragazzino, col piccolo. Sì, l'hai visto? Quella l'ho vista. Ricordi, come? Con la madre. Prima delle foreste, quelli che coltivavano la marijuana. Ah, marijuana, sì, e il fratello che andava lì con quelle sottotramose. E quello è qua, l'hanno rubato! Pensavano che... Lui diceva, vabbè, Psycho che c'entra? Sì. Niente, perché che c'entrava nella trama? Sì, niente. Cioè quello, il ragazzo... cattivo, insomma, diciamo così. Ma che il fratello, quello, il fratello che era l'unico che aveva buon senso in quella famiglia. E sì, in questo caso non è il fratello, è un ragazzo che è un po'. All'inizio è un po' un bullo, però si capisce che vuole fare i soldi per scappare dalla città. Sì, è un bullo al cuore d'oro. Sì. E quindi ci ho ritrovato tutte quelle dinamiche che. La marijuana nei boschi, quante, ancora, quante trame. Sì, sì. Non so neanche. Ma cresce a quelle temperature? Non credo. Ma non lo so, ma poi sì, vabbè. Okay. E nessuno chiama mai la polizia, non hai neanche la percezione che sei in Italia. Sì. Perché sì, la stazione dei carabinieri ci sarà, per quanto è piccolo il borgo. Certo. No, niente, c'è questa storia delle faide tra famiglie, ma non ci credo nemmeno, non è realistico. Niente è realistico. Sì, che anche lasciando perdere la storia dell'alter ego cattivo, niente. Le dinamiche, dici, ma questi ancora non stanno a chiamare la polizia, ma è realistico, basta, non c'è altro da dire. Sei tu? È frustrante perché dici... comunque vorrei sapere qualcosa di questa... Certo. Cioè, io sembra che abbia fatto spoiler, ma si capisce da subito che questo è il meccanismo, no? E, invece sull'ultimo episodio si sentono di dover spiegare, cioè proprio la trama si ferma, il nonno spiega come funziona, che se uno si arrabbia forte, esce. Se si arrabbia forte, ok. Ma se te l'abbi forte più volte ne esce più di uno. Basta che ne esce uno, ti viene ad ammazzare. Prima cosa ti viene ad ammazzare per sostituirsi. Non c'è tempo per arrabbiarsi ancora. No, io sono. No, perché ormai hai innescato il meccanismo. Se vedo uno che vuole venire ad ammazzarmi, mi incazzo ancora di più. La leggenda racconta che chi le sente suonare sta per andare incontro alla morte. Ti devi spaventare! Non la consiglio assolutamente. Non la consiglio almeno finché non esce la seconda stagione, che si spera. Non so se la faranno, però sai, Netflix sembra che produca proprio... Sì, un astro proprio, sì. Una produzione industriale. Ma ha avuto successo. Chissà come calcolano il successo di serie, perché io questa, per esempio, me la sono vista odiandola, ma per vedere quanto andava oltre. Sì. No? E ma non considerare la mia visione di qualità. Sì, me lo immagino. E se io avessi dovuto pagare, cioè è vero che pago il servizio, non è vero lo scrocco, ma è vero che se pagassi il servizio comunque c'è, dicevo, beh, guardo, però di certo non è la serie per cui lo pago. Sì, lo pago perché ci ritrovo i film che mi piacciono a me, certo, e alcune serie che amo, tipo Breaking, no, l'avvocato, Better Call Saul di Breaking Bad, e altre, no? Non culon. Serie fatta col culon. Sicuramente sono battute già fatte. E culon non la raccomando. No, non ti direi di non perderci tempo, perché davvero sembra una perdita di tempo. Mm. Non viene a capo di niente, sto mistero è anche noioso. Gente che recita, non si poteva trovare gente del nord, no? Deve essere proprio la meritocrazia che lavora. Esatto, hanno preso proprio quelli più bravi. I più bravi, sì. Ci vogliamo credere. Al nord dava poco, che ti devo dire? Erano tutti. Sennò poi ti ritrovi nella serie tutti brutti come in Dark, non lo so. Lascia perdere.
lasciala. Decantare. Se arriva la seconda stagione, me la guardo e ti dico. Ovviamente non mi ricorderò, già non mi ricordo adesso cosa è successo, non mi ricorderò molto quando arriverà la seconda, se arriverà. E magari se lì spunta fuori qualcosa tipo Dark, no? Che okay, cioè, okay. Prima di mettersi certo. In moto, no? Hanno, ci hanno messo 2-3 stagioni. Sì, no, ci ho messo. Sai, allora, l'unica differenza è che io la prima volta Dark l'ho visto in una sola notte. Perché ho visto uno, ho visto. Ma anche questo io l'ho visto in 2 giorni. Sì, perché no? Perché io dicevo, ma doveva parare sta cosa? Questo adesso è andato di là. Dicevo, poi a un certo punto mi diceva, cioè, non importa niente. Vi dico, potrebbe far arrabbiare, però. Per vari dettagli, varie cose, le dinamiche, la gente che parla i propri accenti, o almeno comunque si sente che non sì. È nel posto. Intrighi. Sì, che poi non ho capito, nessuno è andato a vedere che c'è dentro la chiesa. Ma, ma chiamate la polizia, sì, si chiarisce subito. Sì, i carabinieri. I carabinieri. No, secondo me l'hanno già chiamato più volte e hanno detto, ma che state dicendo, i fantasmi al campanile? Ma... Procurato allarme, anzi vengono arresto, non chiedere multa adesso sinistra. Comunque c'è quella stessa cazzata della serie di Psycho dove dici ma troppe cose. Io nella serie di Psycho avevo l'impressione che succedessero troppe cose, no? Cioè, che te ne faccio? Ma a tutta sta donna? Sì, cioè, sì. Capito? Sì. No, lì, no, questi sono proprio col contagocce. Però un po' ricorda. non dà il senso di essere in Italia, capito? Sì, sì. E probabilmente è fatta apposta perché devono spacciare, sì, certo. Neanche vendere, devono spacciare in tutto il mondo. Sì. Addirittura doppiate in inglese, certo. Quindi magari dico sì, siamo in Italia, però poi sì. Una cosa un po'. Un po' fuori dal tempo e non sì, contestualizzata, sì, non sì, vedi. Scemo, sì. Dimenticare. Proprio all'americana. Cioè i ragazzi a 16 anni con le automobili, col pick up. Ma che cosa? Pick up. I redneck americani. Sì, ma non c'era neanche una piazza Garibaldi in questo paese. Non c'era nessuna piazza. Distrutto. Non c'è nessuna piazza Garibaldi. Hai visto, abbiamo nominato Garibaldi. Abbiamo nominato Invado in questa serie. Non c'è a stento compare la polizia proprio quando deve arrestare. Ma c'è almeno una bandiera, in Italia è strapieno di bandiera. No. Manco dell'Unione Europea. No. Che cazzo, ma no, è fatto su misura per gli americani. Non so se hai mai notato, le produzioni italiane hanno spesso queste, cioè spesso, di recente, cercano di spacciarlo il più possibile come... gli danno un gusto americano, sì. Secondo loro, sì, perché secondo ovviamente loro. Gli americani come che è sta cosa? Sì, esatto. Che sta poraccia. Sì, ci sono gli adolescenti col pick up, ma quando mai? Sì, ma quando mai? Ma gente di 16 anni. Sì, appunto, ma se mai col motorino, ma che stereotipi sono? Motorino zero, no, pick up. Ammazza, furgoni da lavoro. Sì, esatto. La polizia compare solo quando viene arrestato qualcuno che in realtà è innocente. Anche qui trame già, certo, non so se ti ricordi Psycho. Sì, no? Sì, certo. E non mi ricordo neanche se avevano le vere divise della polizia. Penso, no, secondo me le polizie e carabinieri si sono prestate a apparire in questa serie. Penso che fosse un mix tra polizia e carabinieri. Ah, ok. Sì, una forza dell'ordine italiana. Sì, certo. No, io volevo i carabinieri, quelli di Pinocchio. Sì. No, l'hanno deitalianizzato il più possibile. Tranne negli accenti, che un po' purri. Certo. Insensato. Si mangia la pizza almeno? No, cioè, no, manco si, un no, si mangia roba tedesca, perché sono mezzi tedeschi, sai? Sono del tipo su Tirolo, sì, un posto del genere. Cioè, non c'è Paolo Villaggio che viene e dice, ma siamo ancora in Italia. Ma non siamo in Italia qui. Vengono di Italia? Come? Non siamo in Italia qui. Assurdo. Cioè, non è che voglio vedere la Torre di Pisa. Certo. Sì, ho il Colosseo con le galline, tipo le... No, le Benji, però insomma. E il Vesuvio dietro, tutto insieme. Sì, però, insomma, certo. No, è una scopiazzatura. Per me è una scopiazzatura di Psycho, della serie. Tipo. Sì. E questo non me l'ho fatto apprezzare per niente, che già lì è un po', dice, vabbè, forse in America poi sì, certo. Quando vede nel contesto italiano dice sì, impossibile, certo. Neanche improbabile, impossibile, troppi dettagli scemi, fa arrabbiare, frustra. E non
non dà nessun... Almeno scopa qualcuno, non è una serie piena di sesso, come lo so, una casa di carta dove no, si incontrano. No. Non sia mai. Si spara almeno, tipo, in quelle americane sono andato, si spara subito. Ma un paio di colpi. Sì, no, c'è la ragazza che impara a usare il fucile. Ah, ok. Però non è che si spara tutto per uccidere. Forse nella seconda. Ma no, non c'è manco azione. Vorrebbe... Inizia tipo un film horror. Muore lì perché inizia la vita scolastica della ragazza. Sì, sì. Mentre la madre scompare, loro... Beh, sì. Oh, beh, è scomparso. Cioè, No, non la guarderò. Lascia aperto. Peccato. A chiunque di voi avrà il coraggio di guardare la serie, nessuna campana suonerà più come prima. Ti devi spaventare!